c'ha tutti i cagnacci. È scoppiato un delirio, ma prima di appropriarmi dello spazio puttiferio attraverso il delirio, vi voglio dire una cosa: cioè, questo video ha raggiunto quasi 460.000 visualizzazioni, sono tutte farlocche praticamente, quasi tutte comprate con i bot, perché prima che fossero disattivati i commenti e le statistiche del video dopo un mio commento, avevo fatto il tempo di visualizzazione media di del video era di un secondo, quindi palesemente bottati, solo 13 commenti, e quindi adesso quelli, i proprietari hanno chiuso sia i commenti sia le statistiche. Se volete potete segnalare il video andando a prendere la bandierina che c'è sotto il video. Io ho messo spam o truffa e poi contenuti, non mi ricordo cosa, c'è una cosa che riguarda la truffa eccetera eccetera. Se volete ve lo dico meglio, potete andare a ecco, spam o ingannevole, imbrogli, attività fraudolenta. Io ho scritto il canale comprato visualizzazioni finte, prima che chiudessero le statistiche il tempo di visualizzazione media era un secondo. Ecco, io ho segnalato per questo, quindi imbrogli, attività fraudolenta, che si trova sotto spam o ingannevole. Una volta fatta questa segnalazione, visto che comunque non c'è possibilità di comunicare con i proprietari della pagina, vi voglio parlare di un delirio che è accaduto. Cosa è successo? JustLike88, uno di quegli utenti che è abbastanza vicino alla Xanax, è andato sotto un video di uno youtuber che ha fatto un video con Frusciante, che vi linkerò qui sotto, dicendo, facendo delle critiche al video e poi dicendo: ma quando sono brutti gli attori, sono grassi, escono i peli dal naso, bla 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 bla. Ok, si è scatenata una serie di reazioni che è andata anche su Facebook, sui profili personali di Frusciante e di JustLike88, coinvolgendo tante persone, e alla fine cosa è successo? Che si è arrivati agli insulti dando dell'omosessuale e di setta di finocchi a JustLike88 per alcuni video che ha sul suo canale. Per carità, sono insulti sessisti che lasciano il tempo che trovano e sono abbastanza volgarotti. A me non sono mai piaciute le risposte che tentano a rispondere alle offese, alle provocazioni con offese. Non mi è mai piaciuto. Mi piace rispondere con provocazioni, con ironia, oppure buttandole in flame, becero, ma senza cercare di ferire l'altro. Però voglio fare una riflessione sulla cosa. Barbie Xanax, dopo quello che è successo, che vi spiega meglio quello che è successo, eccolo qui il video, dice che un insulto del genere, cioè dare del negro, dare del gay o del frocio a qualcun altro, è legittimo soltanto se sono quelli della stessa categoria a farlo. Ma io non sono molto d'accordo, secondo me dipende più dal tono o dal rapporto che si ha con una persona, perché in Erasmus mi è capitato di assistere a due gay che insultavano un altro gay perché aveva degli eccessi troppo femminile, si muoveva così, faceva così, e gli hanno detto: oh, smettila, stai a sfrociarci, stai a fare brutta figura. E lì è suscitata una mezza discussione davanti un po' a tutti quanti. Quindi io non penso che sia il fatto che appartiene a una categoria e allora puoi di permetterti di dire una cosa. È certo, è più logico, è più normalizzato e c'è meno guardia di offensività la cosa. Secondo me però anche quando c'è un tono, un certo tipo di rapporto tra qualcuno, è può diventare un'offesa, può perdere la sua forza offensiva. JustLike88 è andato lì a provocare. È andato lì a provocare perché ha fatto dei commenti sull'aspetto fisico delle persone. Ora, JustLike88, facendo un commento del genere, sta provocando e si aspetta sicuramente delle reazioni, soprattutto da persone che si sono sempre dimostrate abbastanza reattive quando sono state coinvolte, tipo Frusciante. Sappiamo che JustLike88 è Barbie Xanax non nutrono simpatia per Frusciante e quindi è tutto visto un po' dalla loro ottica il video di Barbie Xanax. Io voglio dire una cosa, che quando a un certo punto su Facebook sono venuto fuori che gli hanno dato dell'omosessuale, come se dire omosessuale fosse un'offesa, si può dire in modo dispregiativo, ma uno può dirlo, io, se fossi io, a un gay, se volessi offenderlo, gli direi: tu sei un gay, e poi vedere se si offende di loro, ti ho fatto sei gay, che ti incazzi. Ci sono queste cose che quando discuti, che quando c'è un litigio, cerchi di colpire l'altro, no? Cerchi di metterlo in difficoltà. E quindi se JustLike dà del ciccione, dà del brutto, che gli escono i peli dal naso a qualcuno, si deve aspettare una reazione che tenti di ferire lui. E quando uno ti mette di mezzo, probabilmente, quando uno ti vuole rioffendere, non risponde con ironia, ti vuole rioffendere, cerca di colpirti su un punto che può essere per te scoperto, non conoscendoti personalmente, si basa sulle impressioni che vede. E se vede un video dove JustLike si traveste da donna e fa delle scenette, poi vedrete il video della Xanax, si può aspettare che qualcuno cerchi di puntarlo lì. Quindi se qualcuno gli dice: tu fai parte di una setta di finocchi, sei un omosessuale, vedi, mi piace della gente, quello non è omofobia, quello è
essere stronzi. Ma, è normale, perché se tu offendi a me sull'aspetto fisico, ti vengo a offendere su una cosa che ti può far male, anche se a me della tua, delle tue preferenze sessuali me ne fotte, capito? No, a me me ne fotte, però secondo me un'offesa su questo a te te ne fotte, quindi io ti vengo a rompere il cazzo, a rispondere. Quindi quando state su internet, siate disposti, quando provocate, a subirne le reazioni e non fate la vittima poi, perché adesso questo atteggiamento vittimista che stanno facendo un po' la Xanax Just Like per quello che è avvenuto, a me non piace, perché è un po' andare a screditare una persona su una cosa che secondo me non pensa. Cioè, non mi sembra frusciante una di quelle persone che può giudicare un'altra dai le sue preferenze sessuali, non mi sembra proprio, per il tipo di cinema che gli... uno può capire qualcun altro dai suoi gusti cinematografici? Secondo me un po' anche sì, non lo so. Ecco, magari sono impressioni, non mi ha mai dato l'idea di sicuro di un fascistone destroide che pensasse, che giudicasse gli altri dai gusti sessuali. Penso che non sia assolutamente così, però fatemi pensare, fatemi sapere voi che ne pensate e ditemi se sto bene senza barba, perché sono proprio un bel ragazzino. Ciao, ciao, ciao.